Buon pomeriggio e benvenuti a questa edizione flash di GR Sestina. Apriamo subito con la notizia della condanna all'ergastolo per l'ex generale serbo Ratko Mladic, l'uomo che durante la guerra dei Balcani ordinò il massacro di Srebrenica, il più grave genocidio dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Al momento della lettura della sentenza, l'ex militare ha insultato i giudici. Ed è di poco fa la notizia di un gruppo armato barricato in un edificio di Tbilisi, in Georgia, nella zona in corso un'operazione delle forze dell'ordine. La TV locale riferisce di spari ed esplosioni. L'Italia ha fatto molti sforzi per la competitività e la crescita, ma stia attenta a non annacquare la manovra. È il contenuto della lettera inviata al governo dell'Unione Europea, che si dice preoccupata della persistenza di un debito pubblico elevato. Il governo chiarirà con la Commissione i diversi punti di vista, ma non c'è la necessità di ricorrere a ulteriori interventi sul debito, ha ribattuto il Ministero dell'Economia. Passiamo alla politica. Niente accordo per la coalizione di centrosinistra. Le trattative per formare un'alleanza fra PD e MDP sono naufragate oggi, dopo un incontro fra le delegazioni dei due partiti. Sentiamo le dichiarazioni di Cecilia Guerra, capogruppo in Senato di MDP. Come avete capito, è stato un incontro cordiale, approfondito. Non abbiamo dato una disponibilità a una trattativa, in quanto abbiamo risottolineato come le differenze di impostazione politica fra noi e il Partito Democratico sono su temi di fondo che interessano la vita delle persone, e su questo non ci sono, anche nelle posizioni che vengono prese questi giorni in Parlamento e fuori, delle credibili piani di convergenza. Mi riferisco in modo particolare alle tutele del lavoro, dove il tema dei licenziamenti illegittimi e della possibilità di essere reintegrati se ingiustamente licenziati non viene preso in considerazione. Accoltellamento tra due adolescenti a Ivrea. Una ragazza di 14 anni ha ferito una presunta rivale in amore aggredendola con un coltello alla fermata del bus, poco lontano da scuola. La vittima, di 15 anni, è ricoverata ma fuori pericolo. Chiudiamo con lo sport, calcio, Champions League. Stasera Roma, Atletico Madrid e Juventus Barcellona. Ai giallorossi basta un pari per assicurarsi gli ottavi. Alla Juve servirà vincere per non rimandare il discorso qualificazione all'ultima giornata. Ed era questa l'ultima notizia del GR. L'appuntamento torna alla prossima edizione alle 15.30.